tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Rubava nelle borse delle donne di una certa età, scoperta dalla polizia di Fano una donna di 60 anni che è stata denunciata. Svegliati dai ladri che tentano di entrare in casa, brutta avventura per l'ex esponente politico del PD Luca Stefanelli e la sua compagna Marta Costantini. A Monbaroccio tra urla, commozione e rabbia il Consiglio Comunale ha votato l'atto di indirizzo per la fusione con Pesaro. Il sindaco Vichi, sono sereno, spero che i miei concittadini tra qualche mese capiranno. Vincenzina Turiani lascia Sinistra Unita dopo le dichiarazioni giudicate non in linea e pubblicate su Facebook. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Aveva il vizietto di rubare nelle borse di ignare signore, tutte attempate, che erano intente a fare la spesa al mercato settimanale. Per fortuna è stata scoperta e denunciata dalla polizia di Fano. Operava nei giorni di mercato nel centro storico di Fano e le vittime prescelte erano le donne di età avanzata, ma le forze dell'ordine l'hanno scoperta. Si tratta di una sessantenne pregiudicata foggiana residente in Basilicata che è stata segnalata dalla polizia all'autorità giudiziaria per il reato di furto con destrezza. Le indagini condotte dal commissariato di Fano hanno permesso di accertare che la donna, accompagnata dal marito in auto, metteva a segno furti anche in altri mercati della riviera adriatica, approfittando della folla attorno alle bancarelle per sfilare abilmente il portamonete delle borse che le anziane tenevano in spalla. In alcuni casi, quando la signora trovava anche il codice PIN insieme ai bancomat trafugati, si recava negli sportelli bancari del centro storico per effettuare i prelievi di contante per la somma del massimo giornaliero consentito. Dopo questo episodio, la polizia torna a sensibilizzare la cittadinanza a tenere le borse chiuse e poste sul davanti, sempre in vista. Inoltre, sconsiglia vivamente di tenere il codice PIN insieme al bancomat all'interno del portafogli. Svegliarsi nel cuore della notte e scoprire che qualcuno tenta di entrare in casa per rubare. È successo l'altra notte ad una coppia di Ponte Sasso, lui ex consigliere comunale e lei lo stesso impegnata in politica. Sì, siamo stati svegliati in piena notte. Io ho avuto la fortuna di addormentarmi sul divano. E il mio divano è attaccato alla porta d'ingresso, quindi io sono stata svegliata di soprassalto da dei rumori, cioè era come se lanciassero dei sassolini nel portone. Ho visto che il mio cane era lì che ringhiava e quindi mi sono alzata e ho visto proprio la porta che si muoveva e sentivo i respiri delle persone. Poi, avendo un bambino piccolo, non potevo urlare, quindi ho chiamato... anche perché io mi sono abbastanza gelata, quindi ho chiamato mio marito si è alzato, ha acceso le luci, ma loro continuavano, e quando ha preso il telefono e ha acceso anche le luci fuori abbiamo visto due ombre che se ne andavano. Voi vivete in una casa in campagna, per cui avete già installato tutti i sistemi possibili, tutte le precauzioni? Sì, noi avevamo tutto, la telecamera, l'allarme e il cartello con scritto attenti al cane. Quindi eravamo abbastanza sicuri, insomma, avevamo già installato qualsiasi cosa e dormivamo tranquilli. E loro invece hanno tentato di entrare comunque dalla porta? Sì, loro hanno tentato di entrare comunque, cioè solo quando ha sentito che stavamo chiamando i carabinieri se ne sono andati, se no sarebbero entrati. Ovviamente noi all'inizio non capivamo che cosa era successo, quando siamo usciti abbiamo visto che la serratura non c'era più, quindi bastava un colpo per entrare, cioè 10 secondi e sarebbero entrati. Vi hanno detto che avete una buona serratura? Sì, assolutamente, ci hanno detto che la nostra serratura, essendo un portone blindato, era una serratura buona con un unico punto debole.
queste persone conoscevano benissimo questa serratura, sapevano dove andare a colpire. Oggi suo marito è andato ovviamente a denunciare il fatto ai carabinieri? Sì, sì, assolutamente. Ecco, noi confidiamo molto nelle indagini. Tra l'altro poi abbiamo saputo ovviamente che non siamo stati soli e che quindi hanno tentato in tutte le vie, le tre vie parallele di Ponte Sasso, di fare la stessa cosa. Il marito è Luca Stefanelli, ex consigliere del PD. A Monbaroccio invece, a Monbaroccio tra urla, tra proteste e rabbia, anche commozione in alcuni casi, il Consiglio Comunale ha approvato l'atto di indirizzo che di fatto dà il via a tutto il processo per la fusione tra i due comuni, ovvero Monbaroccio e quello di Pesaro. Ma non puoi vergognatevi, siete vergognosi, te, hai capito Marco cosa hai votato? Certo. Hai capito, sì, solo perché ti hanno detto di alzare la manina, ma non lo puoi fare, intanto se lo voti devi segnare. Non è nostra competenza. No, vero, voi non c'entrate niente, è stato già tutto deciso. Domani ti porto un pacchettino di roba che lo leggi a casa, dai. Ha preso ufficialmente il via il lungo cammino verso la fusione ed ora la richiesta di adottare la proposta di legge approda in regione. Lo hanno stabilito mercoledì i consigli comunali delle due città, a Pesaro con 23 voti favorevoli e 7 astenuti, mentre a Monbaroccio con 7 favorevoli della maggioranza e 3 contrari dell'opposizione. Sapevamo che sarebbe stata una serata sicuramente complicata. L'importante è, come dire, credere in quello che si fa, e mi dispiace per le persone che si sono fortemente arrabbiate questa sera, ma non solo da stasera, perché probabilmente non riescono a capire qual è il vero problema, che non è svendere Monbaroccio. Tutt'altro, piuttosto che svenderlo, guarda, abbiamo cercato di fare del nostro meglio e siamo certi che questa sia la migliore situazione in assoluto. Sono certo, certissimo, che di qui a qualche mese le persone capiranno. Il Consiglio è andato malissimo perché, come avete potuto vedere, insomma, diciamo, non c'è stato niente da fare. Noi abbiamo portato anche degli emendamenti importanti per riuscire a salvaguardare il più possibile Monbaroccio, ma purtroppo la maggioranza, i consiglieri di maggioranza hanno votato contro loro stessi praticamente, quindi non c'è stato assolutamente da fare. Il pubblico non è che l'ha presa molto, molto bene, insomma, questa cosa. Che cosa comporterà secondo lei questa fusione? Ma la fusione per Monbaroccio comporterà dei danni gravissimi, perché a questo punto abbiamo già visto oggi dai giornali che le carte, cioè dal primo sì, le carte sono cambiate. Praticamente noi ci avevano promesso il diritto di veto, il consiglio della municipalità di Monbaroccio, invece da oggi sembra che sia proprio solo per i primi anni e quindi andrà a sparire. Così pure ho sentito che nel dibattito in consiglio comunale a Pesaro già molti consiglieri sia di maggioranza che di minoranza hanno messo in discussione la faccenda che Monbaroccio potrà avere un assessore. Perché in effetti dicono che Monbaroccio 2.000 abitanti ha un diritto acquisito che praticamente un rione di Pesaro con 20.000 abitanti non ha, quindi secondo me sono tutte promesse che andranno nell'arco di poco tempo a svanire, quindi noi perderemo proprio la nostra identità e non saremo più dei monbaroccesi, ma saremo veramente, diventeremo dei pesaresi. Il nuovo assetto, ha precisato invece l'assessore pesarese Antonello Delle Noci, prevede l'istituzione di un municipio a Monbaroccio con organi elettivi che dovrà esprimere un parere vincolante su ogni proposta di iniziativa sul territorio. A Monbaroccio poi dovrà essere garantita un'adeguata rappresentatività all'interno degli organismi partecipati dal Comune di Pesaro e dentro l'esecutivo. Tutti gli uffici attualmente presenti inoltre resteranno operativi e i dipendenti del Comune conserveranno il loro ruolo e le loro funzioni. Sono contrario perché un paese come Monbaroccio io preferirei che rimanesse Monbaroccio. Che poi magari non si sa quali possono essere le conseguenze, diciamo così, dopo i 5-10 anni tramite questa fusione con discorsi un po' a mio parere personale strani. L'amministrazione deve andare tutti a casa. Nel caso dell'incorporazione resterebbero i 5 milioni di investimenti nei primi 3 anni destinati a Monbaroccio sul totale dei 30 milioni liberati per Pesaro dai vincoli del patto di stabilità. All'ente incorporato, ha precisato sempre Delle Noci, andrà anche il 20% del contributo straordinario attribuito dalla normativa statale per 10 anni. Ieri sera non sono andata, ormai
Penso di sì, penso di sì. Quindi sarebbe contenta? Non ho opinioni in merito. In molti, invece, stamattina hanno preferito non parlarne proprio. Non so niente. Cosa ne pensa? Preferisce di... Non preferisco non dire. Non parlo. I prossimi step dell'iter invece saranno la delibera di giunta regionale, il parere della provincia, un nuovo passaggio in consiglio comunale e regionale e in caso di approvazione un referendum consultivo da indire dopo 45 giorni tra le città coinvolte. Nel caso in cui dovesse avvenire questa fusione, che cosa succederà? Boh, non lo so, sarà un cimitero per noi, diciamo. Tra quelli che sono fortemente contrari a questa fusione c'è anche la Proloco di Monbaroccio. Questa amministrazione comunale che con violenza ha voluto portare avanti questo discorso, ieri sera purtroppo per motivi di salute non ho potuto partecipare al Consiglio Comunale, ha voluto portare avanti senza ascoltare i cittadini. 8 persone secondo me non possono decidere il futuro di 2.000 abitanti. Le modalità sono sbagliatissime e invito tutte le associazioni a non mollare. A non mollare significa a non smettere di fare le manifestazioni, dobbiamo continuare con orgoglio a dire la nostra e a farci sentire, perché noi non dobbiamo mollare, perché mollare sarebbe dare la vittoria all'amministrazione comunale di Monbaroccio, che credo che sinceramente non è vero che è stata votata in democrazia, ma credo che non rappresenti più tante persone di Monbaroccio. Crede che ci sia stata poca informazione? Sicuramente poca informazione, sicuramente paura, perché io dico sempre che la democrazia è al primo posto. E la democrazia deve essere una cosa importantissima e per democrazia vuol dire dare la parola ai cittadini, non che siano 8 persone che decidono, ed è per questo che ho voluto oggi dire la mia contrarietà a tutte le modalità con le quali si sta approntando questa cosa e che crea, ahimè, un clima molto cattivo nella nostra comunità, nella nostra Monbaroccio. Questo mi dispiace, mi rammarica e ho molto dolore dentro di me, perché veramente siamo sfociati in un clima molto brutto. Spera in un referendum? Spero in un referendum però che i monbaroccesi possano dire la loro. Questo me lo sento di dire, perché qui si decide il futuro dei nostri figli. Io non dico né che sia contrario, potrebbe essere anche una cosa buona, ma andava valutata, andava spiegata, andava detto ai cittadini cosa si poteva fare. Sono dispiaciuto e lo ribadisco ancora per le modalità con la quale questa amministrazione comunale ha gestito e sta gestendo la nostra comunità. Vincenzina Turiani lascia Sinistra Unita, una decisione presa dopo le polemiche nate da una dichiarazione pubblicata su un social network. Finché saremo in democrazia nessuno mi chiuderà la bocca. Dimissioni irremovibili quelle di Vincenzina Turiani, che ha deciso di uscire da Sinistra Unita. Una scelta, quella dell'ex candidata alle ultime elezioni regionali con altre marche, Sinistra Unita, presa a causa delle divergenze nate per aver scritto questa frase sulla sua pagina Facebook. Prendendo la corriera per andare a Pesaro ho notato che molti viaggiatori erano stranieri e tra loro molti neri. Nulla da dire se non che nessuno di loro ha fatto il biglietto. E ha concluso: ho notato che tutti avevano cellulari e tablet, e allora chi è discriminato, noi che siamo corretti o chi fa quello che vuole? Un'osservazione che evidentemente a qualcuno non è piaciuta, ma le polemiche e le critiche a Turiani non interessano. Il mio pensiero e le mie idee, ha detto, sono liberi e sacri, almeno per me. All'interno del mio partito non mi hanno certo sostenuta, hanno pensato che io sia razzista e che sia una che magari ce l'ho contro qualcuno. Io non ce l'ho contro nessuno, io ce l'ho solo con chi si comporta male. Volevo dichiarare una cosa che avevo vissuto e questa l'ho detta, e poi se mi giudicano per quella che non sono, e sono in malafede perché io non sono così. Continuerà comunque a sostenere questa amministrazione comunale? Ah certo, soprattutto la stima va al sindaco, al vice sindaco Seri e Marchegiani. Io sono qui se qualcuno mi vuole sono qui, non cambierò certo partito, modo di pensare. Sono una donna di sinistra che sta in mezzo alla gente, concreta,
farò quello che ho sempre fatto. Chiaramente non sono più con Sinistra Unita, mi dispiace per gli anni di lavoro che abbiamo dedicato, perché l'abbiamo creata contro tutti e contro tutti, però sono arrivate delle persone che invece di unire come dovrebbe fare la politica hanno disunito, e forse anche la dirigenza stessa, la segretaria stessa non è stata all'altezza, perché con la vecchia segreteria questo non sarebbe mai successo. Troppe persone cantano e forse di politica non ne sanno niente. Forse acquistano dei voti perché vado via, può darsi che ne perdano proprio perché vado via, ma tutti sono utili, nessuno è indispensabile e io sono tra quelli. La mia dignità non si compra, la mia serietà non si compra, io sono così, forse sarò irruente, forse sono impulsiva, ma non mi sembra di aver fatto un articolo, di aver pubblicato qualche cosa di così estremista. Ho soltanto messo in evidenza un fatto che era successo, e poi chi ci vuol giocare contro ci gioca, me frega niente. È stato riconosciuto innocente l'ex presidente di una associazione che si occupa di soccorso cinofilo, accusato dai soci di essersi appropriato di oltre 7.000 euro dalla cassa dell'associazione. Dopo 5 anni di calvario, giustizia è stata fatta. Così Nicola Lustri Simini, fondatore nel 2008 ed ex presidente della K9 Onlus di Fano, imputato per il reato di appropriazione indebita dietro una querela emessa da alcuni soci dell'associazione di soccorso cinofilo in mare. Lustri Simini era accusato di aver preso la somma di circa 7.400 euro dalla cassa, ma si era difeso durante il processo, dichiarando di non aver trattenuto per sé quel denaro e di averlo impiegato per il pagamento dei debiti che aveva l'associazione. Poi, martedì 22 settembre, il giudice e il pubblico ministero lo hanno assolto in formula piena. Alcuni soci, di cui Marco Pagnini, Micaela Tarsi, Marco Piccinino e Serena Romiti, in un consiglio mi hanno querelato, e oggi niente, sono qui a ribadirlo e sono contento di quello che è accaduto. E chiederò le dimissioni di coloro che sono rimasti all'interno di questa associazione, che occupano un posto di rappresentanza, e sono stati duri perché veramente mi hanno toccato nel cuore una cattiveria così profonda all'interno di un'associazione. Non deve assolutamente più accadere, quindi da oggi in poi spero che non accada, quindi che le cose si chiariscono prima. Spero che magari un domani, adesso sono due bimbi piccoli, spero che un domani possa far parte di un'altra associazione, non di questa, o vediamo un po', vediamo se qualcuno anche chiede scusa, perché qualche volta no, può essere importante anche questo. Grazie. Su occupazione abusiva dello stabile trasformato in centro sociale, il Grizzly di Fano, oggi interviene Montalbini di Prima l'Italia, e lo fa per suggerire all'assessore Mascarino un paio di cose. Sentiamo quali. Il caso dell'occupazione del Grizzly è molto emblematico, ma occorre fare alcune precisazioni. Un intervento sabato di polizia, carabinieri e guardia di finanza per controllare, quindi un'attività investigativa in regola. I ragazzi, come la città di Fano ben sa, hanno impedito che le forze dell'ordine potessero entrare. Allora, subito va detto un grande applauso alle forze dell'ordine che hanno saputo agire con grande professionalità in una situazione che poteva essere veramente incandescente. Quello che stupisce è il grande silenzio della politica e della maggioranza, in particolar modo dell'enfant prodige della sinistra fanese, l'assessore alla legalità Mascarine, perché ormai sono passati 4 giorni da sabato e non c'è stato un intervento preciso e chiaro per dire semplicemente 2 cose. La prima, un plauso alle forze dell'ordine per il lavoro che hanno fatto, e la seconda che creare problemi alle forze dell'ordine, non far entrare dentro lo stabile per terrore, non farsi identificare, creare un cordone, è un comportamento illegale e che non va assolutamente fatto. Quindi io mi auguro che Mascarin voglia accogliere questo invito e venga a Fano TV a dire chiaramente sia legalità e no all'abuso. Il telegiornale finisce qui, grazie per averci seguito, arrivederci.